Questa è la storia di quattro piccoli ragazzi che decisero di visitare una villa spettrale. I loro nomi erano Takeshi. Abbiamo già rifatto. Questa è la storia di quattro piccoli ragazzi che decisero di visitare un giorno una villa misteriosa. Uno di essi si chiamava Takeshi. Io non voglio entrare. La ragazza del gruppo si chiamava Mika. Un'avventura! L'intelligentone del gruppo era Hiroshi. E I mostri non esistono. infine, l'ultimo No, ti gruppo. prego! Basta, c'era Faso dietro! Lo so, Dai! guarda che c'è Faso che continua. Questa è la storia di quattro ragazzi delle scuole medie che un giorno di vacanza decisero di visitare una villa abbandonata. Uno di essi si chiamava Takeshi. Io non voglio entrare. La ragazza del gruppo si chiamava Mika. Un'avventura! L'intelligentone del gruppo si chiamava Hiroshi. E I mostri non esistono. infine l'ultimo del gruppo si chiama. Vabbè, aspetta, su, dai che aspettiamo, dai, Takabanta, Takabanta! Ci riesco, a troppo ridere con la skin. Allora, aspettate. Questa è la storia di quattro ragazzi delle scuole medie che un giorno di vacanza Superiori. decidono. Ragazzi, non mi piace, voglio uscire da qua. Dov'è la Non porta? preoccuparti, non preoccuparti, è solo un'avventura che dobbiamo fare. Fatevi stupidi, non ci sarà niente qua. Ma raga, i mostri non esistono, è scientificamente provato. Cos'è stato? Voglio uscire da qua. E Non si preoccuparti, apre non la porta. preoccuparti. Possiamo rifare le Sarà prediche. stato. Beh, per favore, rifacciamo. No, veramente. Ragazzi, non mi piace questa storia, voglio uscire. Tranquillo, tranquillo, è una casa normalissima. Raga. Dai. Ragazzi, non mi piace questa storia, voglio uscire da qui. Dai, non Ragazzi, non mi piace questa storia, voglio uscire da qui. Ragazzi, rompere il cazzo, che è una casa normalissima. Fanculo. non mi piace questa storia, voglio uscire da questa casa. Non rompere il cazzo, che è una casa normalissima, stiamo dentro. Io me ne vado, dai, basta, ciao. Perché mi passano tanti gente che vola? Vado a fare compagnia a No, scusate. Eccolo, è arrivato la Oli. Morti tutti, via, basta. Oh dai, non ho ancora molto tempo. Facciamo un Dai, nuovo raga! Oh, ma perché Zitto! state ridendo? Dai, Poi rimpatriata! ricordatevi di chiudere le porte. Poi stasera ci sono tutto il tempo, però Dai, adesso no. rimpatriata! Perché Vai! manca il biondino? E ci sono tutti i giorni e tutte le ore. Vai, da papato, c'è il blocco. E io oggi no. Me ne era andato, basta, cioè, cominciamo, stanno benissimo, Snake. Vada. Ok, rieccomi. Perché? Siamo pronti? Ok. Ragazzi, non mi piace affatto questa storia, voglio uscire da qua. La porta è Dai, chiusa. non rompere il cazzo, che siamo tutti qua dentro e stiamo qua. Di che cazzo avresti paura, dei fantasmi? Ma cazzo, raga! I mostri non esistono, siete babbi. Di qualunque cosa, di siete degli avanti di merda, non capite niente! Perché siete nabbi? Dove è stato? Dai, subito, veloci, dai! Non è così difficile, mica da dire una cosa, una! Aspettate, bevo.
ragazzi, non mi piace questo posto, usciamo. Dai, non rompere le palle, che è tutto sicuro, è una casa normalissima, andiamo avanti. Di che cazzo avresti di paura, poi, dei fantasmi? Beh sì, ma cazzo, siete proprio bimbi minchia, tutti sanno che i mostri non esistono. Caraga. Aspettate, no, un attimo. È stato? Facciamo una cosa. Aspetta. Tu. Ma chi cazzo è l'architetto di questo bellissimo disegno? Ma chi lo sa? No. Allora, ho trovato una chiave. Credo che... Di sicuro quella di casa non è. Infatti... Proviamo con questa. Oh, la porta si è aperta. Ma che bella biblioteca. Allora, ma chi è quel cazzo di coglione che ha disegnato questi piani della casa? Non lo so. No. Proviamo. Allora, quella di casa di sicuro non è. Proviamo a vedere se è questa. Sì, è questa. Ma che bella biblioteca. Ho trovato una chiave. Sarà quella della camera. Oddio! T'ho preso, mi spiace. Ma chi è quel coglione di architetto che ha fatto i piani della casa in questo... alla cazzo di cane? Mi sembra quasi un bimbo minchia che li ha fatti. Allora. Diciamo che questa casetta è abbastanza carina. Se non fosse che è disabitata, ci sono topi ovunque. E sicuramente si sarà... Non lo so. Qualche barbone di sicuro. Allora. Questa qua parerebbe una biblioteca, dato che io sono... Vaffanculo, telefono di merda! Il bello è che l'italiano è andato a puttane, stava per fare qualche fail. Andrei in fila, questo. Chi è il cazzo di architetto che ha progettato questa... No, aspetta, come l'ha detto? Ma chi è quel coglione che ha fatto questo disegno di merda alla bimbo minchia? Sembra quasi un cazzo. Ma. Belli i piani della casa. Però. No, dai, no, no. Mutatevi! Dopo una bella pisciatina così, raga. Oh, si è aperta. Figo. Ho trovato una chiave. Ma ho un inventario stramaledettamente pieno e non posso... Scusa, rifacciamola, devo svuotare l'inventario. Brutta stanza del cazzo. Allora. Disegno. Non so perché, ma... Sai, da quando ti ho conosciuto ho... dei cazzo di rumori là. Ho dei sentimenti per te, ma da quando ho scoperto che tu te ne vai con il muro la sera hai già iniziato a non piacermi. Quindi storia chiusa, addio disegno. Non mi guardare così, lo so, non guardarmi così. Allora, io sono un noto compositore. Meglio di Beethoven e Mozart messi assieme. Allora, come cazzo si apre sto coso? Tasto destro. Oh, grazie. Una chiave. Direi che
Proviamo. No, non si apre. Tipica porta di ping pong. Si è aperta. Non ci credo. La porta di Willy il coyote. Bip bip. Peccato, non c'è. Rifacciamola, scusate, ho sbagliato io. Dovevo andare nella stanza da basso, ma io cretinamente sono venuto qua. Si sentivano i vetri di piastrelle? Che porta di merda! Mica! Ehi! Dove cazzo è finito quel facilita cura? Non lo so, l'ho trovato prima, mi ha detto che andava a farsi un giro da basso. Beh? A dopo, tesoro. Ah, aspetta, guarda bene cosa c'è dentro. Lo so, sexy. Ed è mia! Ma mica è stata stuprata dallo stupratore seriale, forse anche serial killer, chi lo sa è bravo. Takuro, sono andato a fare un giro. Plum. Messaggio degli utenti. Domanda rivolta a Hiroshi. Perché? C'è un quadro lì e uno anche dentro l'armadio. Allora, questo qui è il nuovo arrivato, si è appena trasferito. E, ahimè, è un uomo. E questa qua, è, come avete già potuto conoscere e anche parlarci, probabilmente, è la mia fidanzata. Si chiama Quadrette. Sexy, vero? E sta là dentro perché è al sicuro. Allora, Takeshi è andato a farsi un giro, bene. Ma giochiamo un po' con la porta. Oddio, brutto stronzone blu, vai a fanculo! Oh cazzo, mi ha trovato, cazzo vaffanculo, 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 vaffanculo. Stronzone blu? Aia! Merda di stronzone blu. O viola. Mortal Kombat. Ah, mi ha ucciso. Game over. Lo spirito ti ha vendicato. Giorno 31, ore 18 in punto. Io e il mio cameraman siamo in quest'isola, sperduti nel nulla. Ah, sì, scusate, siamo nel film di Aoni, scusate. Ho sbagliato trama. Bene, andiamo avanti. Allora. L'avete riconosciuto, vero? Ancora qua, mi perseguita. No, questo qui è suo cugino, non è lui. Vaffanculo! E fu così che Gandalf il bianco riuscì a sottrarsi dalle griffie. Rifacciamola. Va la vita. Bene, vero? Sei un po' loquace. Ragazzi, tutto ok. Squadrone A, in prima riga. Fermi un attimo, mi è crashato Minecraft. Allora, questa stanza sembra accogliente. Sembra
Ma che bello! Una torch! Oddio. L'architetto Cazzone ha fatto celecca anche qua. Quel bimbo minchia di un cazzone, di un deficiente, di un architetto, di un umano. Oddio, non si capisce niente. Cazzo? Oh! C'è scritto di nuovo tasto destro. Cameraman, siamo rimasti solo io e te. Chi ci salverà? Ci salveremo solo noi? Io o te? Meglio me che te, sempre. Takeshi! Aiuto, tu, Tachia! E Takeshi va. Chi se n'è? In ogni caso, io devo salvarmi il culo a qualsiasi costo. Un letto? Oh, fico, dormiamo un po'. Anzi, no, non c'ho palle di dormire. Oh, una torcia. Anzi, no. Una lampadina. Sembra abbastanza carina la lampadina. Allora. Cazzo, e là come ci arrivo? E che cazzo ci fanno due blocchi di legno là a centro stanza? Che il creatore del gioco abbia avuto. Si sia dato un colpo alla testa? Chi lo sa? L'unica cosa che so è che. Devo scappare da questa casa orrida, piena di topi, piena di barboni, piena di stupratori, piena di schifo. Ecco Intanto qua! sotto c'è gente che mangia patatine. Davvero? Sì. Raga, il Scusa. cameraman parla. Qui Già, Hiroshi. incredibile. Alla prossima, qui da Striscia la Notizia. Cameraman, solo io e te siamo rimasti qua? Come faremo? Chi ci salverà? Sì, però non avvicinarti troppo, non sono omosessuale. Allora, carina sta stanza. Takeshi? Sono Hiroshi? Takeshi? Sono Hiroshi? Takeshi! Ciao! Paura! Scappa! Sono Hiroshi, Takeshi? Hiroshi, Takeshi? Rimoshi? Perché cavolo mi segui? E fu così che Harry Potter riuscì a uccidere Gandalf il Bianco. Fine. Piaciuta la morale della storia? Ovvero che, se incontrate uno stronzone blu, offritegli un caffè. Allora, da quando sono entrato in questa casa, non ho fatto altro che trovare sfiga di qua, sfiga di là, sfiga di su, sfiga di giù. Mica è stata stuprata, e lo so, in quel modo. Scusate, mi è venuto un infarto. Allora. Abbiamo utilizzato la chiave, siamo entrati. Allora, come potete vedere, o come posso constatare, questi qua sono proprio dei blocchi di legno. Misericordia, cos'è questo? Un graffio? Non ci credo. 10.000 euro di riparazioni per cosa? Per un graffio? Non è da me. Una sedia. Sì. Ho trovato l'oggetto punta piatta.
Ma la sedia è troppo figa, me la porto con me. Che ci fa della sboro per terra? Ma risposte a cui solo Dio sa dare risposte. Cioè, domande. Lasciamo, la mia mentalità è troppo alta per coloro che stanno seguendo codesto film. Vabbè, intanto qua ho trovato una chiave. Mica, ma non eri morta. Stop! Cambio! Mica, vai via e prendiamo la mica falsa. Non tu, Aoni normale, non ci servi. Sarai nella prossima scena. Dai, non piangere. Tranquillo, ci sarai ancora. Tanto vieni anche pagato. Ok, siamo pro. Cosa sputi i biscotti? Sei inutile. Ok, siamo pronti? 3, 2, 1. No, 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 aspetta, mi devo fare il make-up. Ah, ok. Sì, ma non si guarda dietro le quinte, scusa. Bimbo. Beh, fortunatamente questo film non è stato fatto Ecco fatto, dall'Asylum. bene, possiamo continuare, Ok, possiamo siamo pronti? continuare. Siamo pronti? Dai, a Uniblu. Un attimo, mi scappa! Non è il momento, dai! È una scena molto Dovevo breve. farla, lo sapevo che dovevo farla prima di... Vabbè, dai. Fatta, velocità. Città della luce, ma l'ho fatta. Minchia. Minchia. Minchia popo, popo minchia. Allora, siamo pronti? Un biscotto. Allora, se continui a sputare biscotti, vieni licenziata in tronco. E non puoi E neanche anche tu, trombare oh, con l'altro vola. Oni. Senti allora, controparte di Vasco Rossi, sei pronto? Ok. Siamo pro. Tu cosa cazzo vuoi? Via, via, ti Non licenzio. è Vasco Rossi. Vasco Rossi è pelato, è Renato Zero. Ah boh, Renato Zero, Vasco Rossi, siamo lì. 3, cosa vuoi mica? Minchia, vi licenzio tutti, fate tutti schifo. Capra! 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 Ok. Scemo, scemo, 3, scemo. 3, 2, 1, inseguimento, azione! Che ci fa qua un Aoni? Ritorniamo a me. Uno stronzone blu che mi segue. Renato Zero. Oddio. Ma sta arrivando? Certo che sì. Ma. Ciao, quadretto. Che mi trovi? Ciao. Ma chi è quel coglione di architetto che ha fatto i piani della casa in questo alla cazzo di cane? Mi sembra quasi un bimbo minchia che li ha fatti. Allora, diciamo che questa casetta è abbastanza carina, se non fosse che è disabitata, ci sono topi ovunque e sicuramente si sarà, non lo so, qualche barbone di sicuro. Allora, questa qua parerebbe una biblioteca, dato che io sono... Vaffanculo, telefono di merda! Mi spero che l'italiano è andato a puttane, stava per fare qualche fail. Andrei in Chi è il cazzo di architetto che ha progettato questa. No, aspetta, come l'ha detto?